Fermo nei preparativi qui al parco di Centinarola a Fano, perché dal 17 al 19 di giugno prende il via la prima edizione della Sagra della Trippa e di Fagioi. Siamo con Massimo Macor, finalmente si torna alla normalità. Qual è il programma di queste tre giornate? Faremo un po' un viaggio nel passato, no? Dopo questi due anni in cui forzatamente siamo rimasti un po' tutti fermi a causa della pandemia. Quest'anno ripartono tutte le feste del quartiere e quindi noi, ecco, vogliamo riproporre la nostra ex festa, e l'abbiamo rinominata quest'anno Festa della Trippa e dei Fagioi. Quindi chi verrà qui troverà specialità culinarie, quindi la trippa, i fagioli, le grigliate di carne, naturalmente carne nostrana. Ah, volevo specificare che noi qui facciamo tutto noi, ci sono dei volontari che cucinano. Qui non c'è nulla di precotto, quindi ecco, torniamo alla tradizione dei quartieri. Qui si viene, si fa la fila, naturalmente noi la fila, siccome siamo organizzati, cercheremo di farla il più breve possibile. Si paga quello che si mangia, quello che si beve, la chiacchierata con il vicino che si fa durante la fila per le ordinazioni, la offriamo noi, la offre il nostro presidente Giovanni Cerioni. E ci sarà anche una particolarità, di che cosa si tratta? Certo, perché il nostro parroco, Don Federico, sarà lui che preparerà i dolci, quindi quando ordinate un dolce sappiate che è un dolce fatto dal nostro parroco per tutti voi. Oltre naturalmente alle specialità culinarie, qui troveremo già da venerdì i latinoamericani, quindi si potrà ballare, ascoltare della musica. Venite, mancate solo voi, noi siamo pronti. Vi aspettiamo naturalmente il 17, il 18 e il 19 qui a Centinarola, al parco davanti alla chiesa in via Monfalcone.